Voglio sperimentare questo bel budinello con arance e cioccolato. Quindi la base sono i come si chiamano? I cachini? I loti, i caghissimi. Poi mettiamo la scorza grattugiata di un'arancia. Adesso, siccome devo reggere il telefonino, non posso fare, però mettiamo la scorza grattugiata di un'arancia. Poi mettiamo un cucchiaio. Mettiamo un cucchiaio di cacao amaro in polvere. E poi qui abbiamo fatto una spremutina e ci mettiamo la polpa di questa spremuta. Quindi spostiamo un attimo il frullatore. Eccolo qua. Ci mettiamo la polpa avanzata, che non buttiamo niente. Questo è su suggerimento di Matteo. Lo sentite come stregone? Che stregone, ecco qua, siamo pronti. Ci mancavano veramente, ci avrei messo pure due datterini, però non ce li avevo e quindi facciamo così. Pronti? Andiamo da Nosbe a prenderli. E quindi pronti e si frulla via. Allora è pronto. L'ho già assaggiato un attimo, ragazzi, ma è venuto spettacolare. Guardate com'è budinoso. Oh! Oppela! Voilà! E siccome non ci accontentiamo, guardate l'ingrediente segreto adesso, aspettate. Amo semi di cacao. Sta sberzando, aiuto! E anche un po' di... Guarda che belli! Abbiamo anche semi di chia, che contengono tanti omega 3, che fanno benissimo. Non abbiamo bisogno di mangiare il pesce se mangiamo questi semini preziosissimi. Ta-dan, dan-dan-dan! Vieni a vedere, vieni a mangiare soprattutto. E voilà! Sono bellissimi! Come hai detto, scusa? Sono bellissimi. Sì, aspetta, infatti ci voglio anche fare una piccola fotina. Dai, troppo bellini. Vi è piaciuta questa ricetta? Mettete mi piace, condividete il video e... Stupitevi! Sono carino. Stupitevi!